Siamo molto felici di annunciarvi che tra pochissimo incontreremo Marina Fiordaliso. Oggi ha deciso di aprirci il suo cuore e di raccontarci forse uno dei momenti più difficili della sua vita. Negli anni Ottanta, come tante sue colleghe, iniziò a iniettarsi del silicone. Questo ha portato dei grandissimi danni sul suo viso. Ci racconterà cosa ha passato e soprattutto come è riuscita a risolvere questo problema. Seguiteci. Buongiorno Marina. Buongiorno, buongiorno alle due belle gemelle. Stiamo facendo questa campagna per sensibilizzare le donne a fare attenzione a tutto quello che iniettano nella pelle e che soprattutto hanno iniettato in passato e che purtroppo ha provocato dei danni da filler, perché purtroppo negli anni Ottanta usavano delle sostanze che non sono quelle di oggi. Tu hai avuto un'esperienza che ha condizionato per un po' anche la tua vita da questo punto di vista. Ma io devo dire che la mia esperienza l'ha condizionata tanto questa cosa. Gli anni Ottanta erano gli anni della bellezza assoluta, dove tutte dovevamo essere belle con il nasino, con la bocca grande. E cosa succede? Che c'erano questi dottori che iniettavano il silicone. Con il tempo eravamo tutte bellissime. E poi il tempo passa e improvvisamente ti vedi una faccia che diventa un criceto. Perché? Perché il silicone non va più via. Si riempie d'acqua, la pelle cambia perché la pelle scende e quindi scende anche questa materia che hai in viso. Ho incominciato il mio percorso alla ricerca dell'arca perduta. Sono andata anche da un dottore che mi ha operato per poter togliere queste cose. Il risultato qual è stato? Non è stato meraviglioso. Poi ho trovato Siniscalco, che con questo sistema ti mette una sonda, ti toglie piano piano il silicone che hai dentro. Ma che sia chiaro un'altra cosa, che è un cammino lungo, bisogna essere costanti, è una cosa che si fa una volta al mese, non è che improvvisamente vi vedete sgonfi, ci vuole il suo tempo. Raffaele, noi parlavamo con Marina delle tecniche utilizzate per rimuovere questi danni da filler. Tu attui una tecnica, diciamo, sei quasi l'unico, credo, in Italia a fare. Ce la vuoi raccontare? Allora, concettualmente è molto semplice, in quanto quando è presente all'interno di un tessuto un materiale, un filler permanente, si definisce filler un materiale che viene iniettato per andare a riempire qualcosa. Purtroppo questo materiale genera una reazione da corpo estraneo, perché è un corpo estraneo, da parte dell'organismo che lo riceve, che è quello che tutti chiamiamo il granuloma. Quindi praticamente il tessuto, qualsiasi tessuto, cerca di espellerlo ma non ci riesce. Poi che cosa succede? Questi materiali molto spesso si imbrigliano tra i tessuti, quindi chirurgicamente non si possono asportare dei tessuti, perché altrimenti l'intervento chirurgico deturperebbe il viso della paziente. Io che cosa faccio? Utilizzo un endolaser, cioè un laser a fibre ottiche, che permette di far arrivare l'energia della sorgente laser attraverso la fibra ottica all'interno, nel cuore del problema. Il surriscaldamento termico permette di liquefarlo. Poi, con una semplice manovra di compressione, si fa fuoriuscire dallo stesso microforellino da dove è entrata la fibra ottica il materiale che è stato liquefatto. Quando Marina è arrivata da te, com'era? Cioè, cosa hai riscontrato? Qual era la sua problematica principale? Fortunatamente per tutti e due, il problema era un problema di media entità, quindi risolvibile in un tempo medio-lungo. Dopodiché, insieme, abbiamo cominciato questo percorso. Si può tornare belli soprattutto senza soffrire, perché questa pratica soprattutto è praticamente indolore, che è una cosa importantissima. È indolore perché prima di praticare la seduta laser viene fatta un'anestesia locale. Io l'avevo già fatta, lui lo sa, due o tre anni fa, una seduta laser da un altro dottore. Sono morta dal dolore, ho detto mai più. Con questo direi che concludiamo la grandissima. Grazie. Prego, grazie a voi. Grazie.